Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini. Oggi qui per leggervi una parte di una lettera che Padre Pio scrive il 13 maggio del 1916. Lui si trovava nel convento di Sant'Anna a Foggia. Padre Pio era tornato in convento dopo un lungo periodo a Pietrelcina. Dopo qualche mese, da qui a luglio del 1916, si troverà proprio in questo convento. Ma in questa giornata lui scrive a Padre Agostino e gli racconta del comportamento da osservarsi con un'anima. Ho insistito ed insisto sempre presso il Divin Cuore a favore di quell'anima che voi mi avete raccomandato. Gesù vuole provarla ancora, ma per il momento non le esaudirà Gesù. Abbia un po' di pazienza, quest'anima benedetta, che alla fine le esaudirà. Gesù vuole provarla e se differisce e sospende la concessione di detta grazia è il meglio per lei. Intanto insistiamo. Ed egli in questa costanza le concederà più di quello che ella dimanderà in un modo affatto nuovo. Coraggio dunque, sempre avanti. Si conforti però, detta anima, che la condotta di Gesù verso di lei non è perché egli la rigetti, ma sì bene perché a lui vuole attrarla, volendola tutta per sé. Egli l'ama più di quanto si può immaginare. Tutto questo basterà a confortarla? Spero di sì. Altrimenti, senza volerlo, concorrerebbe a rendermi più pesante la mia croce, anzi insopportabile. Cosa debbo dirvi del mio spirito? E qui si racconta. Prescindendo dalle vostre e dalle altrui assicurazioni che non valgono a confortarmi in modo alcuno, non posso affatto persuadermi dal non credermi un reietto del Signore. La sola morte mi fa intravedere qualcosa di nuovo. Il solo suo pensiero mi regge in piedi a che non venga meno nelle vie di Dio. Ed il sapere che alcune anime incominciano a chiedere a Gesù perché mi tolga dall'esilio mi alleggeriscono alquanto la croce. Padre mio, quante altre anime ancora vi sono che sotto specie di pietà si ostinano ancora a chiedere a Gesù a che non permetta che io parta? Costoro sono i veri miei nemici, Dio abbia pietà di loro. Cioè, ovvero coloro che pregavano per Padre Pio affinché lui vivesse, perché lui chiedeva e desiderava la morte. Non riesco affatto però a perdonarla a chi è già in possesso dell'eterna felicità e che pure mi contrastano. Qui fa riferimento alla morte di Raffaellina Cerase, che era avvenuta il 25 marzo e che lei stessa si era offerta vittima per la presenza e il rientro di Padre Pio appunto in convento. E Padre Pio in questa lettera si va a lamentare di quelle persone che pregano per lui alla rovescia, ovvero non perché egli parta da questo mondo come lui stesso desidera, ma perché il Signore lo faccia restare più a lungo e più a lungo possibile su questa terra, come raccontano i curatori dell'epistolario. Ebbene, quei suoi nemici erano appunto i suoi veri amici.